queste sono le nuove frontiere del crimine, possiamo definirlo così, in parte organizzato, in parte no. Queste nuove frontiere non sono affatto meno pericolose di quelle tradizionali, anzi, al contrario. E vorrei dire che molte volte i cittadini possono essere anche più indifesi rispetto a quelle che sono le manifestazioni classiche del crimine. Noi sappiamo per esperienza personale che di tutti, ed è una conquista tecnologica, no? Il web, l'internet, eccetera, è una manifestazione delle libertà di ciascuno di noi, però attenzione. Perché dentro questo mondo, questo universo di libertà, si nascondono determinati fenomeni assolutamente pericolosi. Ci racconta come nasce questa operazione? Questa operazione nasce da un soggetto che è stato rapinato a Noto, ma residente a Catania. Durante il tragitto che lo porta nella sua abitazione, tampona lungo la strada ben 5 macchine per 5 autovetture. Fermato da una pattuglia dei carabinieri, rischia di essere arrestato perché lo ritengono in preda ad uno stato alcolico. Mentre invece poi lui, spiegando tutto ciò che era accaduto, quindi facendo poi una formale denuncia, spiega anche probabilmente di essere stato narcotizzato perché non ricordava più niente nel momento in cui era entrato in macchina e a contatto con queste due donne. E ha anche spiegato quindi di aver conosciuto queste donne su Badoo. In questa fase la Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un'inchiesta e ha affidato inizialmente al nucleo investigativo telematico questo tipo di attività, che è iniziata dapprima attraverso accertamenti telematici sui profili che utilizzavano queste donne. Ci siamo accorti che erano dei profili assolutamente ammiccanti, tipo Fantastica, tipo Antonella Bella, che evidentemente servivano per avere più contatti con altri uomini, e quindi è iniziato questo tipo di accertamenti. La sezione carabinieri della Procura ha iniziato nello stesso tempo anche un'attività di intercettazioni telefoniche, e quindi in un certo senso siamo riusciti un attimino a ricostruire anche altre rapine che erano avvenute con lo stesso modus operandi, con gli stessi obiettivi. E poi nella fase di perquisizione domiciliare abbiamo trovato un'agenda, un computer e un telefonino dai quali poi siamo risaliti ad oltre 70 contatti, dove venivano annotati gli username dei soggetti con la loro età, la loro professione e le loro utenze telefoniche. Una vera e propria organizzazione. 8 i casi accertati, potrebbero essere più numerosi. Le vittime hanno avuto vergogna, hanno collaborato, hanno parlato. Guardi, inizialmente le vittime ovviamente sono state inizialmente un po' reticenti, tuttavia riconoscendo che avevano avuto un danno molto grave perché hanno rischiato anche la vita. Immaginiamo se questi soggetti che hanno avuto questa sostanza narcotica fossero stati allergici a quel tipo di sostanza, rischiavano la vita. Infatti abbiamo almeno 3 casi di coma farmacologici, sono stati ricoverati con un coma farmacologico.